Come lo hai, ecco, sì, come l'hai vissuto? Sì, questo film potrei sì definirlo un inizio di un percorso, un po' una scossa per me è stata, devo dirti la verità. Prima, non nascondo che prima di Nanni ho avuto un periodo, vabbè, come tutti sappiamo, il nostro mestiere è uno dei mestieri più precari al mondo, anche se oggi ormai quale mestiere non è tra i precari, però il nostro particolarmente. E quindi io prima di Nanni ho avuto un periodo, come si dice, un po' un piccolo down, quindi mi sembrava quasi che, cioè, ho cominciato a pensare a un piano B, che sono anni che cerco questo piano B e non riesco a trovarlo. E quindi ad un certo punto mi ha chiamato Nanni per farmi fare il provino per questo personaggio e io, quando lessi le scene che mi ha mandato, ho capito che questo io dovevo fare, perché ho detto: ma io c'ho qui con questo personaggio ho troppe cose in comune, non posso non farlo. Per cui mi sono abbastanza preparata, molto meticolosamente. Scusate che sto studiando per una serie dove devo parlare inglese, russo e ungherese, quindi comincio ad avere qualche problema. L'ungherese è la lingua più difficile del mondo. Ma ungherese per me è come cinese, per cui... Per tutti, tranne che per gli ungheresi. Tutte le mattine mi ripeto le battute con dei cartelloni, per cui scusatemi. Tranquilla, meticolosamente. Meticolosamente. Sì. Vabbè, e quindi mi sono pure fatta prestare un vestito per andare da Nanni per questo provino ed è andata bene, insomma, mi ha scelto. L'unica cosa che mi ha detto: Barbara, io voglio che tu sia un po' una rompiscatole ma simpatica. E quindi ho detto: ah, vabbè, ci provo. E quindi questa era la indicazione. Io l'ho seguita e è andata. Ma la scena in cui parlate di Cassavetes rispecchia un po' anche il modo suo di lavorare. Lui è il regista dentro il film, tu sei l'attrice, è un po' così anche fuori. Sì, però nonostante ovviamente Nanni Moretti, che tutti senti, oddio mio, tanti miei colleghi mi hanno detto: ma come hai fatto? Sarei molto, mi metti in soggezione. Io ti dico la verità che a me Nanni invece mi ha messo molto a mio agio. Cosa molto, molto bella, perché mi sono sentita un po' in una botta di ferro, non so come, molto accudita, e che per esempio non mi succede con i registi inesperti, giovani. Lì secondo me le insicurezze dei giovani registi passano anche su di te. Invece avere di fronte un regista che sa esattamente quello che vuole, ti dice anche a volte dove non fare la pausa, dove fare la pausa, ti senti proprio accudito, è una sensazione molto, molto bella, quindi io ero molto a mio agio, veramente tanto. Barbara, hai detto una cosa molto interessante, hai detto: devo fare questo personaggio perché ha troppe cose in comune con me, ce ne dici qualcuna? Sì, vabbè, intanto io sono cresciuta dietro il muro di Berlino, per cui in Cecoslovacchia, nata, cresciuta, tutta la mia infanzia l'ho passata nel socialismo, sono figlia del socialismo, no? Per cui sono dinamiche che conosco, che ho vissuto sulla mia pelle. Poi mia nonna faceva la sarta e quindi queste cose qui mi hanno un po' riportato nella mia infanzia, sì, assolutamente. Poi il circo ungherese, insomma, tutte queste cose, anche noi andavamo sempre a vedere il circo, e quindi... Sì, ho visto tante cose mie, del mio passato. No, questo mi rassicura, perché prima dicevi che Nanni Moretti ti aveva detto che deve essere una rompiscatola ma simpatica. Pensavo che fossero quello i punti di contatto. Beh, simpatica effettivamente, rompiscatola e... No, ecco, io non mi permetterei mai di cambiare le battute. Tanto più con Nanni, ecco, magari mi permetterei con altri registi, ma con Nanni Moretti non mi permetterei mai di contraddirlo, mai. No, certo.